44, ma noi vogliamo dare un'occhiatina a quello che saranno le Olimpiadi di Parigi 2024 e lo facciamo grazie alla nostra Nomity e in quelli della moda. Ben ritrovata. Ciao, come stai? Bene, dai, sì, tiriamo avanti, spero anche tu. Mi avevi fatto vedere una cosa in anteprima fighissima. Sì, esatto. Oggi, allora, innanzitutto volevo parlarti di Taylor Swift, ma poi ci ho ripensato perché sapete tutto dei suoi braccialetti, dei suoi body, quindi non avete altro da dire, non c'è altro da dire. Perché mi sono concentrata sulle divise delle Olimpiadi? Perché le divise della Mongolia sono state realizzate da due designer, appunto, mongole, in modo sublime. Nonostante le nostre siano state fatte da Giorgio Armani e sono sicuramente belle, ma se avete occasione su internet le trovate di sicuro, di andare a vedere queste che sono, perché la moda quando prende la tradizione, la rende attuale e la rende iconica, ha fatto la sua funzione ed è proprio quello che hanno fatto queste due ragazze. La leggiadria, l'eleganza, la serietà che danno queste divise a queste atlete e a questi atleti è veramente che, anche se non ami la moda, rimani sicuramente estasiata ed affascinata. Perché mi sono voluta fissare su questo punto? Perché noi occidentali pensiamo che l'unica moda bella, piacevole sia la nostra. Ci siamo arrogati questa presunzione, sì, che noi sappiamo fare la moda, è vero? Sì. Pensiamo che siamo bravi solo noi. Non è così. Ogni cultura, ogni tradizione ha dei codici meravigliosamente studiati, perché anche loro si sono sempre vestiti, non si sono coperti. Una volta riscoperti e attualizzati, diventano veramente sublimi. Queste ragazze, queste divise sono formate da caftani, da alcuni gilet che chiamati con i loro nomi, adesso non mi voglio avventurare perché poi rischierei di dire una cosa per l'altra, perché adesso se tu sai parlare la loro lingua, sei bravissima, no, restiamo nel nostro, no. Rimaniamo nel vago. Hanno dei ricami, uno studio della tradizione ma contemporanea, che io non so se vinceranno qualcosa alle Olimpiadi, ma per quanto mi riguarda hanno già vinto tutto quello che si può vincere per quanto riguarda il loro essere stilose. Vai a guardare queste ragazze, vai a guardare queste divise, perché sono davvero un piacere per gli occhi e ci fanno capire che in qualsiasi contesto, che sia un contesto formale o anche come in questo caso un contesto dove si pensa solo allo sport e che a volte unisce le persone, altre volte le divide in modo pesante, però anche lì si guarda anche alla forma, a come ci si appresta ad una cosa così importante e per la quale noi auguriamo che ci sia un grande successo per chiunque partecipi, perché sono anni di lavoro. Chiaro, no, uno pensa, no, alle Olimpiadi, parliamo di sport, diciamo la divisa non è la prima prerogativa, no? E invece fa proprio il suo, quindi anzi porta proprio la cultura in un contesto così importante. Quindi grazie mille alla nostra Naomi per averci dato anche uno spaccato di quello che saranno le Olimpiadi di Parigi 2024 con le divise della Mongolia, che sono veramente un capolavoro. Bellissime. Naomi, la prossima sono in ferie, ma se vuoi ci ritroviamo quella successiva, sempre per un appuntamento di quelli della moda. Ci siamo. Ciao.